credo di poter dire che il 2021 sia stato l'anno più bello, più di crescita, fino adesso però, fino adesso, perché è soltanto l'inizio. E ancora la pressione che dà i suoi frutti, Edlund dentro l'area, lascia il pallone a Wigan, Lasse Wigan, al tramonto del primo tempo. Marconi, 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 e c'è la doppietta! Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo ultimo video del 2021. Come ogni anno ho pensato di riassumere l'anno solare, lo sapete, lo faccio da 6-7 anni ormai, e ogni volta l'ho fatto in modo diverso, qualche volta con un montaggio che durasse tanto, altre volte con un montaggio breve di 1-2 minuti, qualche altra volta, tipo l'anno scorso, mi sono reinventato voice over e ho provato a recitacchiare un pochino. Quest'anno ho pensato di chiacchierare semplicemente un po' con voi, quindi mettetevi comodi, perché io quando comincio a parlare, lo sapete, non mi fermo più, quindi spero di essere più o meno sintetico oggi. Però vi anticipo che se non mi seguite su Instagram dovete farlo immediatamente, perché lì invece è uscito un montaggino molto più breve che contiene i momenti migliori del mio 2021. Ora mettetevi comodi per davvero, se volete lasciate un like di supporto e partiamo, perché ho delle cose da raccontarvi. Come vi dicevo, la parola chiave di quest'anno è stata consapevolezza, però ne voglio aggiungere un'altra, rischio. Perché vi raccontavo del come io ami mettermi in gioco, sapete, perché mi conoscete, insomma, che il mio motto è quello lì, il never give up. E non è semplicemente uno slogan per YouTube, io amo ripeterlo sempre fino alla noia, ma poi amo soprattutto metterlo in pratica. Beh, il mio 2021 inizia il 31 dicembre 2020. Ho fatto uscire il consueto video di fine anno sul canale ed è stato un video all'interno del quale mi sono aperto molto con voi, facendo anche qualcosa di diverso rispetto a ciò che avete visto e che vedete di base su questo canale. Il 2020 un po' per tutti, no? Già dall'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e che chiaramente non conoscevamo, è stato un anno che ci ha obbligato a scavarci un po' più dentro, a conoscere parti di noi stessi che ignoravamo, ma è stato soprattutto, nel mio caso, l'anno che mi ha aiutato a maturare dentro di me una consapevolezza, una ricarica, una determinazione, se possibile, superiore a quella che già avevo in precedenza. Non a caso, fine 2020, inizio 2021, sono successe tante cose e io credo che quando ci succede un qualcosa di bello, sia dal punto di vista lavorativo che personale, non sia mai a caso. Cioè siamo un po' noi che con le nostre azioni o comunque con il nostro modo di vivere la vita ci tiriamo, passatemi il termine, degli avvenimenti. E quindi passando un pochino per quella che, se vogliamo, è anche la filosofia buddista, dipende tutto da noi. Dobbiamo metterci in testa questa cosa, in positivo e in negativo. Niente scuse, niente alibi, determinazione se vogliamo raggiungere qualcosa. E sacrificio. Non a caso, se penso al mio 2021 lavorativo, penso a un grande upgrade, che però ha richiesto anche un grande sforzo. Vi faccio un esempio concreto, così ci capiamo meglio. Gennaio è stato il mese all'interno del quale ho ricominciato, per la verità qualche mese prima, da novembre, ottobre, però poi a gennaio abbiamo dato sempre più continuità, ho ricominciato a fare telecronache con Sport Italia, attraverso un accordo, perché di accordo si parlava più che di contratto, che appunto prevedeva: io sto a Roma, vi do disponibilità quando avete bisogno, quando avete qualche partita in più e non sapete a chi farla commentare, se vi servo chiamatemi, ovviamente con un po' d'anticipo, e io non vi chiedo un euro. Questo era l'accordo. C'è chi mi ha dato del pazzo e io comprendo chi mi ha dato del pazzo, perché il mio era un lavoro e il lavoro va retribuito. Però è altrettanto vero che ci sono dei momenti, secondo me, in cui devi cogliere un'opportunità e sacrificarti per raggiungere l'obiettivo e per stare meglio poi un domani. Ovviamente il mio ragionamento era: partiamo così, poi se nel tempo mi cominciano a chiamare sempre di più, troviamo un tipo di accordo economico, che infatti abbiamo trovato e ho commentato fino a fine maggio, fino a quel 24 maggio a cui arriveremo, partite di qualsiasi tipo, 3-4 a weekend, più i live serali, insomma, io il weekend ero su. Praticamente tutte le settimane. Inizialmente no, poi ho iniziato ad andare.
Chiaro che l'accordo economico c'era, ma chiaro anche che il sacrificio rimaneva, perché a malapena rientravo economicamente, e anzi, non voglio mentirvi, non rientravo economicamente, ma ho investito su me stesso, ed è una cosa che vi consiglio di fare. La domanda più frequente che mi fate è: come si diventa un giornalista sportivo? Che università devo prendere? Io non voglio fare la parte di quello che dice l'università non è importante, lo studio non è importante, perché vi mentirei, non è così, lo studio è fondamentale, ma è ancora più fondamentale la vostra determinazione e fare pratica in questo mestiere. Non è che se vi laureate a qualche indirizzo piuttosto che a un altro avete il posto assicurato. Non funziona così il giornalismo, non funziona così la telecronaca. Dovete rischiare, dovete farvi chiudere delle porte in faccia e di testa aprirne delle altre in alcuni casi. Nel mio caso la testata è stata forse quella del primo accordo e quindi la mia disponibilità nel tornare a commentare su. Perché poi tra il campionato primavera e Ciocci che si coordinava, la rincorsa di Bruno Conti, pallone a cercare una deviazione, c'è anche Ciocci che si coordina! Che cosa ha provato Ciocci? Che cosa ha provato Ciocci e come ha risposto Vitale? Tra le emozioni del campionato danese e il Brøndby che abbiamo raccontato assieme a Gianluca fino alla fine dell'anno. Sono le 18.54 di lunedì 24 maggio 2021, 5.788 giorni dopo il Brøndby è sul tetto di Danimarca. Andreas Maxo sta per alzare al cielo il suo primo trofeo da capitano, ma soprattutto ci sta per dire che il Brøndby è campione di Danimarca per l'undicesima volta nella sua storia. 16 anni dopo l'ultima volta, il capolavoro di Fredriksen è realtà. La stagione 2021 calcistica è stata di base quella che mi ha reintrodotto in questo mondo e che mi ha permesso di acquisire una consapevolezza, e questo è stato un bene anche per YouTube, perché è nato un nuovo format, vi porto in telecronaca con me, ed è stato un format che avete amato più di quanto potessi immaginare. Cioè io ho pensato, vabbè, li porto con me una volta, vediamo che succede, può essere carina l'idea. Ragazzi, innamoratissimi, adesso che il format non esce, e vi spiegherò perché tra qualche minuto, da un po' di tempo siete furiosi, mi scrivete tutti i giorni, ma dov'è, come si, perché non lo porti più? Calmi ragazzi, magari tornerà, però ve lo racconto dopo. Fine maggio il rinnovo di questo accordo non c'è. Però francamente non mi è dispiaciuto, perché dopo, ve lo dico onestamente, aver raccontato la cavalcata trionfale del Brøndby, in particolar modo quell'ultima battaglia con la vittoria del campionato, ho sentito che il mio percorso a Sport Italia fosse concluso. La chiusura di un cerchio, dal Brøndby al Brøndby, perché io il 29 ottobre 2019, dopo aver vinto il workshop, commentai Sonde Rischia Brøndby, e il 24 maggio 2021 ho commentato lo scudetto del Brøndby che mancava da 11 anni, insomma emozioni delle quali abbiamo già parlato e che mi porto dentro, perché poi il Brøndby, lo sapete, è rimasto con noi anche nei mesi successivi. Però in quel momento era giusto così, e vi dicevo, va bene per questo mio ragionamento, per il fatto che avessi delle idee diverse in quel momento lì, idee che però potevo avere semplicemente grazie a Sport Italia, grazie a Michele Criscitiello, a Gianluigi Longari e tutti i ragazzi che mi hanno seguito all'interno della redazione, che mi hanno dato fiducia nel 2019, in quel workshop, in quel 14 settembre del 2019, e che lo hanno fatto permettendomi semplicemente di mettermi seduto in cabina commento a raccontare delle partite, a emozionarmi, a far emozionare magari chi le ascoltava. Questo è stato fondamentale, e lo è concretamente per due motivi. Il primo è perché ho fatto tanta pratica, che poi devo continuare a fare, ci mancherebbe altro, non fraintendetemi. E poi perché in quel momento lì, se io avevo un po' di materiale da girare a chi di dovere, e adesso ci arriviamo, era grazie a Sport Italia. Se io ho commentato il Brøndby in questi mesi perché qualcuno sapeva che l'esperto d'Italia del Brøndby potessi essere io, è grazie a Sport Italia. E quindi sì, si apre il capitolo DAZN, sostanzialmente. Hanno sognato la Champions, ma i preliminari le hanno fatte tornare con i piedi per terra. Oggi inizia un nuovo cammino. Oggi inizia l'Europa League. Con cui sono entrato in contatto a luglio, tra giugno e luglio, e da parte loro c'è stato subito un forte interesse nell'avermi
e nel farmi commentare l'Europa League. Io sapevo questa cosa in realtà da quest'estate, ma l'ho tenuta segreta fino all'ultimo per tanti motivi, perché ovviamente è un mondo diverso, è un mondo con delle sue regole, e per questo motivo il Vi Porto in Telecronaca con me è una serie che in questo momento è un pochino in stallo. E capitemi, vi chiedo comprensione da questo punto di vista, ma ci mancherebbe altro. Più avanti non so cosa potrà succedere, vedremo, perché apro e chiudo parentesi, il mio obiettivo di vita è sempre stato quello di commentare le partite, fare la telecronaca. YouTube è sempre stato un divertimento, una palestra, ed è diventato un lavoro, perché lo è attualmente, con tanti contenuti che continuo a portarvi. Non sempre questi contenuti possono incastrarsi e quindi in questo momento non si può fare. Detto questo però, torniamo a DAZN. Sono un canterano di DAZN in questo momento, è per questo che vi dicevo della palestra, della pratica che devo continuare a fare, perché ci sarà, c'è stata in questa fine di 2021, in questi 4 mesi, con queste 6 telecronache di Europa League, continuerà ad esserci più avanti e magari potrò condividere qualcosina con voi, vi terrò aggiornati. Però sicuramente vi parlavo di rischio, di consapevolezza. Questo è il momento in cui si legano, dal rischio iniziale, dal mettermi in gioco, dall'investire su me stesso, alla possibilità, alla fiducia che ho sentito e che mi ha reso un po' più consapevole. Attenzione, non arrivato, non fomentato e che me la tiro, mai stato così, anche perché sono consapevole che, e l'ho scritto su Instagram dopo la mia prima telecronaca con DAZN, devi dimostrare di meritarti l'obiettivo giorno dopo giorno. Tu puoi arrivare lì per una serie di motivi, c'è chi ti ha dato fiducia, ma si possono anche essere sbagliati. E quindi io devo dimostrare che non si sono sbagliati e che anzi, più andiamo avanti e più posso farmi spazio, ma questo ovviamente fa parte della voglia di fare e si vedrà nel 2022. Però fermi, perché ridurre il 2021 al da Sport Italia a DAZN non è corretto. Non è corretto perché c'è tanto, c'è troppo altro. Per esempio, all'inizio del 2021, neanche a farla apposta, mi sono fidanzato. Ma non parlerò molto di questo perché non amo condividere troppo della mia vita privata. Si cresce, si capiscono cose e personalmente io sposo la politica del se stai bene non serve che fai vedere di stare bene. Non serve che ostenti un qualcosa in modo futile sostanzialmente. È vita privata ed è giusto che rimanga tale, quindi se mi seguite su Instagram sapete, perché ogni tanto delle foto arrivano, però voglio soltanto dirvi che anche questa cosa ha contribuito a rendere il 2021 un anno speciale. Questa come molte altre, come YouTube, perché si parte da quel Vi Porto in Telecronaca con me, serie che avete amato, e si arriva però al, speriamo, post definitivo lockdown, agli eventi che sono nati tanti anni fa, come per esempio il derby degli youtuber che nasce a fine 2016, ma che sta uscendo finalmente con la costanza che ho sempre desiderato. E quindi abbiamo intensificato il derby di Roma, abbiamo creato e stiamo intensificando il derby di Milano, ma vi ho parlato di questo in un altro video che è uscito qualche giorno fa. Perché vi ho parlato soprattutto del Super Derby e quindi del primo evento del 2022, il 3 gennaio e poi il 6 gennaio sul mio canale uscirà il video, e il tutto è stato coronato quest'estate da un torneo che ho partorito in modo malato ma molto piacevole, come la YouTuber Summer Cup. Lì ci siamo divertiti molto, ovviamente la prossima estate tornerà la YouTuber Summer Cup con la seconda edizione, con tanti miglioramenti, perché il ragionamento è questo, si può sempre fare meglio, e io ho finito quel torneo lì, che reputo un'opera d'arte per YouTube, ho già notato dei difetti che non mi stanno bene e che voglio migliorare, quindi figuratevi come sono sempre in lavorazione col cervello, ma è giusto che sia così. Attenzione, che la dà Sodin, Sodin una finta, potrebbe segnare Sodin, parata incredibile! E Marconi fa tripletta e si toglie la maglia, e adesso lo ammonisci! E quella è stata, dal punto di vista di YouTube, la parte migliore di quest'anno, ve lo dico serenamente. Ma perché la mia idea di YouTube è sempre stata quella di community, di collaborazione, anche se poi le collaborazioni non sono mai state troppe.
sul mio canale, ma perché non ho mai voluto fare quelle gratuite, soltanto per fare numeri. Ho sempre dato priorità al contesto amicizia, bei apporti, qualcosa di sentito, di voluto, e quindi unire, ho pensato, il derby, che è un qualcosa che già esiste, e quindi la nostra passione, che è giocare a pallone, perché quello è, non è essere calciatori, fenomeni, nessuno lo ha mai detto, e non serve portarvi un contenuto in cui facciamo finta di essere fenomeni. Ci divertiamo, vi speriamo di intrattenere, e questo credo che ci sia stato. Credo di poter dire che il 2021 sia stato l'anno più bello, più di crescita, fino adesso però, fino adesso, perché è soltanto l'inizio, e vi prometto che ci divertiremo tanto anche in futuro. Da parte mia c'è sicuramente la volontà di lavorare sempre meglio, sempre di più e sempre più in alto, perché c'è sempre da migliorare e c'è sempre da crescere. E nel concreto, quando dico questo, vi ricordo dell'evento, il Super Derby degli YouTuber, di inizio anno, il 3 gennaio, e poi il 6 uscirà il video sul mio canale, ma ve ne ho parlato in un video apposito. E sì, mi riferisco anche alla nuova carriera, perché a inizio 2022 uscirà il trailer e scoprirete finalmente la squadra, perché questa è una delle costanti del canale e ci sarà, ci accompagnerà anche su FIFA 22. Detto questo, in chiusura di video, e mi dispiace chiuderlo perché ve l'ho detto, quando inizio a parlare non mi fermo più, e anzi spero di essere stato più o meno chiaro, senza aver aperto una parentesi di qua, senza chiuderla, poi un'altra di là, l'ho chiusa, sono tornato di qua, insomma un casino della madonna, speriamo di no, ma comunque sia vi voglio ringraziare, perché un'altra meravigliosa componente di quest'anno, con il supporto che mi avete regalato, siete stati voi, e non è mai scontato, quindi mi auguro che con il nuovo anno ci sia una continuità anche da questo punto di vista, e perché no, bisogna essere ambiziosi, quindi sempre di più. Un bacione, never give up, ah, ma quest'anno abbiamo anche raggiunto i 200.000 iscritti, e chi se lo ricordava? Ciao!